Buonasera e bentrovati. Camera RAW 16 ha introdotto diverse nuove funzioni, piccoli cambiamenti anche dal punto di vista dell'interfaccia grafica. Oggi ci concentreremo su due delle caratteristiche più importanti che sono state introdotte e che a noi fotografi naturalisti sono molto utili. Salve a tutti, sono Alessandro, bentornati. Oggi, come dicevo, parleremo di Camera RAW 16. È stato recentemente introdotto, oramai da un mese. L'ho utilizzato abbastanza spesso ultimamente e ho cercato di capire le nuove funzioni introdotte con la nuova versione. Alcune sono solo, come dicevo, esclusivamente di interfaccia grafica, nuove suddivisioni delle varie voci, ma ci sono due nuove funzioni che andremo oggi ad analizzare in maniera più approfondita, che riguardano un pochino più in dettaglio quello che noi facciamo, cioè la fotografia. Sono caratteristiche gran parte di intelligenza artificiale, potranno piacere o meno, ma vediamo innanzitutto il loro funzionamento. E poi se in un'ottica di post-produzione le nostre foto possono essere realmente utilizzabili. Ci spostiamo quindi dentro Camera RAW. Io prendo una foto a caso, prendiamo questa qui proprio per senza nessun tipo di idea particolare di post-produzione, ma solo esclusivamente per vedere cosa andiamo ad introdurre con il nuovo Camera RAW 16. Allora, questo è Camera RAW 16 e lo vedete da qui sopra, preferenze Camera RAW versione 16.00, non so neanche se è stato aggiornato successivamente. Allora, come vedete, innanzitutto è stato cambiato decisamente, anzi no, facciamo un'altra cosa, partiamo da zero proprio, partiamo con un'altra immagine anche un pochino, ecco questa qui, via, prendiamo questa, sempre un bel cervo. Allora, dicevamo, le impostazioni sono, le nuove funzioni sono soprattutto due, una dal punto di vista del colore e una della sfocatura. Allora, la non si è aperto. Vediamo soprattutto, vediamo innanzitutto che come è stata suddivisa la nuova interfaccia. Quello che era il primo tab base è stato suddiviso in tre praticamente. Luce, dove ci saranno le sei caratteristiche relative all'esposizione, quindi esposizione, contrasto, luci, ombre, bianchi e neri. Colori, dove c'è la temperatura colore, la tinta, la vividezza, la saturazione, e gli effetti, che era la texture, la chiarezza, rimozione foschia, vignettatura e granulosità. Ecco, prima questo era tutto racchiuso nel tab base. C'è poco da dire su queste, sono le solite funzioni con lo stesso funzionamento. Diciamo che dal punto di vista del funzionamento proprio dei vari tab non è cambiato niente, ci sono sempre i soliti slider, si possono spostare con il mouse, si possono inserire dei valori senza nessun tipo di problema. Quello che andiamo invece a dire che è stato introdotto è mixer colori e sfocatura obiettivo. Partiamo da mixer colori, che è la cosa diciamo più base, il color grading, ci avviciniamo molto di più a una questione di color grading. Allora, il mixer è il funzionamento che c'era solito, il mixer HDSL. Quello che è stato introdotto è questo nuovo punto qui, colore punti, dove noi usa contagocce nel punto per aggiungere campioni. Che significa? Seleziono il contagocce, che è questa iconcina qui, e vado a selezionarmi il colore, il punto del colore che mi interessa andare a modificare. Come? Semplicemente con un click. In questo caso voglio andare a lavorare soprattutto sul verde del prato. Cliccherò qui e automaticamente il programma mi va a riconoscere all'interno di un range di colori che va dal giallo al verde al ceruleo celeste i miei colori che vanno a comporre quel punto specifico che sono andato a cliccare. E andando a giocare su tonalità, saturazione e luminanza, andrò a fare quello che facevo nel vecchio mixer, ma lo farò mirato esclusivamente al colore di cui sono interessato. In questo caso, tonalità mi sposterà solo ed esclusivamente il verde e tutti i colori che hanno almeno quella punta di verde all'interno del loro range di colori. Quindi tonalità mi sposterò dal giallo, come vedete anche dal cerchietto che si sposta in orizzontale, quindi dal giallo al celeste, chiamiamolo ceruleo, e andando in questa impostazione
in verticale andrò ad interfacciarmi sulla luminanza, quindi lo renderò più o meno chiaro. Vedete? Ci spostiamo solo ed esclusivamente andando a toccare quel colore di cui sono interessato. Faccio un esempio: se io riclicco sul mio contagocce e vado a selezionare il soggetto, il manto del soggetto, cambia il mio colore di riferimento e di conseguenza cambieranno le impostazioni che andrò a dare, spostandomi quindi dal rosso verso un giallino e idem la luminanza mi andrà a toccare solo quei punti simili di colore. In questo caso prende anche lo sfondo, vedete qui dove ci sono queste erbe leggermente gialle che in un modo o nell'altro vanno a riprendersi il colore del manto del cervo. Quindi è una cosa molto 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 particolare e molto 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 precisa. Adesso facciamo un esempio su un'altra immagine, vedete? E naturalmente la saturazione andrà a togliere o meno la saturazione solo ed esclusivamente relativa a quel punto di colore, a quella texture di colore, scusatemi, a quella gradazione di colore. Ecco. Si possono inserire qualsiasi tipologia di colore. Vado a cliccare qui, ecco, vedete, è stato aggiunto un nuovo colore. E se vado a spostarmi, naturalmente lì c'è una punta di verde e mi va a toccare anche il resto del verde. Altrimenti lavoro solo esclusivamente su quel punto di colore. Facciamo un altro esempio cambiando immagine, magari prendendo con un'immagine con colori un pochino diversi. Vediamo un po' se trovo qualche cosa. Allora, qui dove c'è un po' di grigio, un po' di verde, proviamo la stessa cosa e vediamo il funzionamento e come funziona. Allora, stessa tipologia, mixer colore punti, il mio contagocce e vado a selezionare il manto. In questo caso, attenzione, io posso andarlo ad eliminare naturalmente e volendo andare a selezionare un punto molto più specifico e vedere se quel punto è quello che oggettivamente andavo a ricercare. Vedete? Idem con la luminanza, schiarisco e scurisco. Se vedete che si attivano del rosso è perché ho attivato qui in alto l'avvertenza delle luci in eccesso o dei neri, delle ombre in eccesso. Quindi semplicemente togliendo questo check non vedrete più quel rosso comparire. Io lo tengo perché sono abituato in questo modo e so che quando compare il rosso, in questo caso, sto bruciando delle alte luci. Quindi dovrò, gioco forza, tenermi leggermente più basso. Vado ad aggiungere un nuovo contagocce al verde di sfondo e andrò a selezionare, qui si vede poco, ma se vado a fare, eccolo qua, sulla luminanza, mi accorgo che sto alzando, cioè scurendo, schiarendo i colori selezionati, il verde selezionato. Ok? Bene. A questo punto passiamo all'altro nuovo comando, chiamiamolo introdotto, che è la sfocatura dell'obiettivo. Come funziona? Innanzitutto eccola qua e cliccando il tasto applica, lui andrà a fare un'elaborazione, vi accorgete da questo cerchietto qui che piano piano si va ad attivare e avete l'esemplificazione che è stato attivato, il controllo della sfocatura dell'obiettivo, dove in questo punto dove mi viene evidenziato qual è la zona a fuoco della mia foto. Prendendo questo quadratino rettangolo e spostandolo, vedete che io vado a sfocare zone diverse della mia immagine, ok? Ed è molto interessante perché in primis si riattiva la messa a fuoco sul soggetto quando oggettivamente ho messo a fuoco il soggetto. Questo avviene in maniera automatica. Se io lo vado a spostare, vedete, si disattiva questa zona. Mettendomi qui ho il fuoco sul soggetto. Posso stringere e allargare il mio punto di messa a fuoco. Naturalmente è tutta una questione fatta in maniera software e in maniera grazie all'intelligenza artificiale e può essere più o meno utile. Naturalmente se io mi sposto qua
la parte anteriore era già sfocata di per sé in quanto io avevo utilizzato poca profondità di campo, sarà impossibile per il programma andarla a recuperare, ma potremmo spostarci leggerissimamente e vedere che viene automaticamente selezionata una parte diversa del nostro soggetto. Io vado ad allargare perché voglio che tutti il mio gruppo di cervi sia a fuoco e mi sposto. A questo punto vado ad inserire, diciamo, la quantità di sfocatura ed è questo slider qui sopra. Ampliando si vedrà come lo sfondo viene amplificato, idem la zona davanti. Perché questo? Perché c'è questo altro tab molto 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 interessante che ci dice cosa è a fuoco. E cos'è a fuoco? È a fuoco l'arancione, il viola chiaro, quella è la zona a fuoco. Spostandola io vado ad evidenziare dove voglio la messa a fuoco, ok? Allora, più è scuro e meno la foto era già di per sé a fuoco, quindi sarà quella la zona che andrà ad essere accentuata in fase di esecuzione del filtro. Quello che è giallo è molto più vicino a noi ed anche questo è fuori fuoco, e i colori tenui, l'arancione, il rosa, il violetto, sono le zone completamente a fuoco. Questo è applicato. A questo punto sarà semplicemente, questo sarà il nostro a fuoco. Vedete come lo sfondo soprattutto cambia da questa situazione a questa situazione. Attenzione, tutti gli slider dove andiamo a fare delle lavorazioni prettamente software, è meglio non esagerare. Faccio un esempio soprattutto al lato opposto. Noi si parte sempre dal 50, da una zona di mezzo. Se mi sposto esageratamente a sinistra, vedete che si vanno a creare degli artefatti cercando di rimettere a fuoco lo sfondo. Si creano degli artefatti. Quindi attenzione a come ci muoviamo con questi slider. Lo sfondo era già a fuoco, quindi amplificando avremo un'esasperazione, ma in questo caso con uno sfondo già abbastanza sfocato non verranno creati degli artefatti, ma si creano in queste zone, come potete vedere qui soprattutto non riesce a ricreare bene lo sfondo. Vedete, era questa la situazione iniziale e lì non riesce a ricreare lo sfondo, proprio c'è già con l'applica il problema. Naturalmente c'è anche la possibilità di scegliere una tipologia diversa di obiettivo e di diaframma per dare delle sfocature differenti. Diciamo che quello iniziale, obiettivo circolare moderno, è quello più coerente con, diciamo, un bokeh attuale. Non vengono utilizzati vari obiettivi russi antichi che possono essere i trioplan o via discorrendo. Però ecco, queste due, diciamo, sono le modifiche vecchio Camera Raw che possono oggettivamente essere utili per la nostra post produzione. Come dicevo, sono aggiunte prettamente software. Se io ritorno al mixer colori, vediamo che se vado ad esasperare, eccolo qua, se come dicevo prima vado ad esasperare con i miei slider, vedo delle cose brutte che succedono alla mia immagine, colori non reali, quindi attenzione a come ci muoviamo. Idem con saturazione, tonalità, con tutti gli slider, luminanza, quindi attenzione, vanno usati, vanno capiti e vanno cercati di conoscere il più possibile per utilizzarli nel modo migliore che possa esserci utile. Cerchiamo di non esagerare. Spero che questo video possa esservi utile per imparare queste nuove funzioni, cercare di capirle soprattutto ed utilizzarle in maniera coerente con l'immagine che ci troviamo di fronte. Farò video futuri dove andremo in un'ottica di post-produzione ad utilizzare anche questi comandi, cercando di utilizzarli e inserirli all'interno del nostro workflow, sperando che poi siano oggettivamente di aiuto per la nostra post-produzione.
Spero di esservi stato di aiuto, come dicevo, e ci vediamo ai prossimi contenuti. Ciao, a presto!